nostri. Allora, questa mattina, come avete già intravisto nella prima parte del video, è venuto il muratore per mettere le piastrelle dietro la stufa. Allora, piccolo riassunto per chi ci segue da poco: noi avevamo già fatto mettere, appena ci eravamo trasferiti in questa casa, delle piastrelle dietro la stufa, che però una notte di quest'inverno sono cadute. Tutte in un unico colpo, non se n'è rotta nemmeno una, ma erano rimaste tutte sporche di colla. E quindi erano molto difficili da pulire, poi da poter riutilizzare perlomeno per un lavoro di questo tipo, quindi il muratore ci ha suggerito di comprarne altre. E io devo dire, meno male, perché... Sono più belle. Molto, molto più belle. Abbiamo avuto un'idea diversa per questa volta e comunque noi queste piastrelle le abbiamo comprate già da un bel po'. Almeno un mesetto, però mi sembra che non ve l'avessi detto, e solo che stavamo aspettando appunto che il muratore fosse disponibile per venire a metterle. Stamattina appunto è venuto, domani deve tornare per mettere lo stucco, quindi tra poco ve le faccio vedere, ma considerate che il lavoro non è ancora concluso, anche perché noi abbiamo scelto uno stucco abbastanza chiaro, sì, che si amalgami bene con le piastrelle, mentre adesso si vede la colla che è scura e l'effetto è un pochino meno carino. Comunque, restando un attimo su questo progetto, allora, abbiamo meditato a lungo su che cosa fare, se riprovare a mettere le piastrelle oppure no. Abbiamo parlato col muratore e lui ci ha detto che probabilmente, ma non è detto che la ragione sia stata questa, le altre piastrelle erano cadute perché il muro non era stato... Grattato. Sì, perché noi abbiamo un muro graffiato e quindi si vede che la colla non ha preso bene. Sì, ha detto che grattando in teoria dovrebbe aderire tutto quanto meglio. Ora, non c'è la certezza assoluta che queste piastrelle di nuovo non caschino, io ovviamente mi auguro di no, però noi lo dobbiamo tenere in conto. Qui in conto, sì, avevo sbagliato a dire una lettera. E quindi abbiamo deciso di comportarci in questo modo. Questa è la seconda e ultima prova di questo genere. Sì. Se dovessero cadere... Metteremo una pittura o un pannello al massimo. Sì, sì, ci avevate dato tantissimi suggerimenti, anche mi avevate mandato parecchie foto di lavori dietro la stufa di tantissimi tipi, quindi ci sono molte alternative. A noi piacciono molto le piastrelle, per questo abbiamo voluto provare ancora una volta grattando il muro, ho comprato la colla migliore per questo tipo di lavoro, quindi speriamo. Se non funziona così... Si lascia proprio perdere, però mi auguro che sia il se lavoro funzioni. Sì, definitivo, e che restino lì, anche perché sono bellissime, sì. Abbiamo scelto proprio bene, amore mio. E comunque, mentre il muratore lavorava, stamattina io ho preparato, come avete visto, un po' di sugo con le melanzane nere. Allora, le ho tagliate a tocchetti, le ho fritte e poi le ho messe all'interno del sugo che stava cuocendo già da un bel po' con tantissime cipolle, e poi l'ho fatto cuocere per tanto altro tempo in modo che tutti i sapori si amalgamassero, è venuta una crema praticamente, e alla fine, quando ho spento il fuoco, ho aggiunto un bel po' di foglie di basilico fresco. Una parte di questo sugo l'ho utilizzato per la pasta del pranzo di oggi, era buonissima, almeno a me il sugo così piace molto, è un po' più pesante perché tutte le melanzane sono fritte, però è proprio saporito. E la parte che è avanzata adesso la imbarattoliamo insieme e me la metterò in congelatore per quest'inverno. E mentre il muratore lavorava qua, io lavoravo in cucina, tu sì, io ho travasato alcune piante che ci aveva dato Patrizia, perché erano vasi di plastica, ho preferito mettere in vasi di terracotta. E tra l'altro hai fatto quella scoperta della pianta, la puoi prendere che lo facciamo sentire per un Ah, non so se si sente. Proviamoci. Allora, ha travasato una pianta che personalmente trovo bellissima, ma forse ve l'avevo già detto, e che ci mancava. Si sente ancora? Ah, sì, si sente. E muovendo il vaso si è accorto che c'era un rumore di acqua. Di acqua. Crediamo, perché all'interno del vaso noi non abbiamo messo acqua, che sia la riserva della pianta. Giusto, Lu? Sì. Sì, spero sicuro. E perché infatti non c'è? Sì, all'interno del frutto, diciamo, ci avrà questa riserva d'acqua. Avrà come no, non lo sapevo però non così. Non l'ho mai sentito. No, questo rumore sapevo che c'era, però non pensavo che scuotendo. No, anch'io sapevo che queste piante grasse avevano grandi riserve di acqua, però pensavo fossero distribuite nella pianta e che per E lì è come un tubo vuoto, si vede dentro e... O magari
proprio delle sezioni. Non saprei, non so. Non so, però è incredibile. È stato interessante. Quando me l'ha fatto sentire sono rimasta. Infatti subito ho detto, ma cos'è? Sì. Però non tutte sono così. No. Ho provato con un'altra, già non faceva. Quindi si vede che questa tipologia. Sì, ma è la prima che effettivamente ci capita. Curiosissima come cosa. Comunque... adesso vi faccio vedere le piastrelle che sono piaciute tantissimo anche alla nonna, è rimasta veramente incantata perché non le aveva ancora viste. Noi siamo andati a comprarle ed erano poi avvolte nel cartone, le abbiamo lasciate così in garage per evitare qualsiasi tipo di danno. Quando l'ha vista ha detto, ma che belle, perché fanno veramente un bellissimo effetto. Questa volta abbiamo scelto nella parte centrale un mosaico e poi... Vabbè, i mosaici sono belli. A me piacciono tantissimo anche i pavimenti dove vengono inseriti in un bagno, mamma mia che belli, bellissimi. Vabbè, questo è un mosaico già fatto, quindi ci è stato venduto con la retina sotto, per cui sì, era già fatto. Sì, poi ci sono anche quelli che sono ancora più belli dove proprio l'artista lì però è un'altra cosa. Ce ne sono alcuni in bagno. Sì. Vabbè, comunque a parte questi sogni, dicevo, vi faccio vedere bene quello. E poi io e la nonna ci spostiamo in cucina che sistemiamo le cipolle. Piccola parentesi sulle cipolle, poi partiamo. Una parte l'ho già tagliata e messa in congelatore per avere del soffritto sempre pronto, perché è veramente comodissimo per quando si è di corsa. Le altre voglio ora dividermele per tipologia e lasciarle seccare, più che seccare, asciugare fuori in un posto dove non arriva il sole per un bel po' di giorni, in modo che quest'inverno durino di più. Ecco qua le piastrelle che abbiamo scelto. Allora, nella parte centrale, come vi dicevamo, c'è questo mosaico, mi piace tantissimo. C'erano veramente tanti schemi differenti, noi per sceglierlo ci siamo basati sulla simmetria, perché alcuni non erano molto simmetrici. Sì, alcuni no. Avevano dei pezzetti che... Sì, mi danno fastidio. Non dirlo a me. E anche l'altro criterio su cui ci siamo basati è stato il colore, perché volevamo dei colori caldi che si abbinassero bene alla casa, alla stufa e questi... E alle piastrelle. Sì, e alle piastrelle. Queste che è stato molto difficile trovarle, ormai ci hanno detto che non vanno più tanto di moda. E quindi la scelta era veramente bassa. Ora, se vi ricordate, quelle che avevamo prima erano sempre 10x10, sì, ma più chiare. Chiare, tono freddo. Sì, sinceramente... al di là del mosaico, del fatto che queste stanno bene col mosaico, preferisco di gran lunga questo colore caldo. Sì, secondo me si abbina molto meglio all'ambiente, alla stufa, Un'altra cosa. Ci sta molto bene. Comunque niente, sono molto soddisfatta. Sì, poi con lo stucco un'altra cosa. Ecco il lavoro quasi finito, manca pochissimo, domani diamo il bianco in queste zone esterne che sono rimaste un po' macchiate, non lo facciamo oggi perché lo stucco deve asciugare, tra l'altro vi posso far vedere adesso bene il colore delle fughe, molto bello. Sì, ci stanno veramente bene. Sì, è proprio bello, caldo da vedere. E comunque, a parte per queste imprecisioni ai lati, il risultato finale già si vede ed è proprio bello, veramente bellissimo. Sono soddisfattissima, dobbiamo ancora spostare la stufa che è qua, ma lo faremo. Ed è ancora più bello senza la cornice. Ah, è vero, non l'abbiamo detta questa cosa, questa volta non abbiamo messo alcuna cornice. E sono contento, effettivamente la cornice, secondo me in un ambiente, diciamo, rustico non ci sta bene. A me
non dispiaceva, devo dire, però anche così mi piace. Mi piace in entrambi i modi. E poi sono curiosa di vederlo con la stufa, però come vi stavo dicendo, la stufa la metteremo proprio alla fine perché è molto pesante, quindi la spostiamo una volta sola e basta, quindi dopo aver dato il bianco, quando è tutto a posto. Come avete visto, ho preparato un caffettino che ve lo dico a fare, una delizia. Perlomeno a noi la combinazione di questi sapori piace tantissimo. E dunque, sul fondo del bicchiere, anche sui lati, ho messo lo sciroppo d'acero, poi ho aggiunto il caffè e ho terminato il tutto con il latte di mandorle freddo e schiumato. Delizioso, veramente delizioso. E poi ecco, volevo concludere un discorso che ieri ho lasciato in sospeso ed è quello delle cipolle. Qua passiamo dal caffè bello dolce schiumato alle cipolle. Comunque, come avete visto, io le ho tutte sistemate, stando molto attenta a non sovrapporle, in queste cassette, e le cassette le ho lasciate in un angolo proprio laggiù che non riceve il sole ma è caldo, secco e arieggiato. In questo modo le cipolle si seccheranno bene e in base al periodo ci mettono più o meno tempo. Io penso che lì le lascerò anche una settimanella, comunque le terrò d'occhio, quando vedrò che sono belle asciutte, soprattutto i gambi, le toglierò da lì e le sposterò. Ecco, questo volevo dirvi, che ieri mi sono dimenticata poi di dirvelo. Le sposterò in alcune scatole che ho già, così le riciclo, di cartone che forerò, e in modo che possa passare l'aria. E queste scatole le lascerò vicino alle patate, quindi in garage. E nulla, detto questo, io come sempre, ciao Silvestrina, ciao amore, sei bella calda, è arrivata la pupetta a salutarci, fatti vedere dove sei, aspettate, vedete solo la coda, mi sa, eccola, bella calda, si vede che era il sole. E nulla, come sempre, io mi auguro di avervi tenuto compagnia. E vi ringrazio per essere stati con noi, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo come sempre nel prossimo video.